Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure. Saliamo di categoria e da partire questa volta sono gli atleti che fanno parte della categoria G4. Abbiamo visto come consuetudine a Bergamo le atlete femminili partono qualche metro davanti ai colleghi maschi. E saranno 6 i giri del circuito di Albano Sant'Alessandro che quest'oggi dovranno affrontare gli atleti e le atlete della categoria G4 per un totale di gara di poco più di 6 km. Ricordiamo che 6 giri significa 7 volte la salita che porta verso il traguardo, quindi il numero di volte che gli atleti dovranno affrontare lo strappo del circuito di Albano inizia ad aumentare e la fatica si farà sicuramente sentire. Dal punto di vista meteorologico, fortunatamente il tempo regge, i nuvoloni neri sono sempre sopra le teste degli atleti, ma per il momento la corsa si sta svolgendo nel pieno della sua regolarità e quindi vedremo come si svolgerà anche quella della categoria G4. Come abbiamo visto dalle immagini, la gara della categoria G4 è decisamente più controllata rispetto a quelle precedenti. Abbiamo visto il gruppo affrontare la salita dell'arrivo ancora compatto quando veniva esposto il cartello che segnava meno 4 giri alla conclusione. Intanto i giri passano, i chilometri pure, la corsa entra nel vivo, ci stiamo avvicinando al finale e al comando della gara si sta delineando la situazione. Siamo proprio negli ultimi metri, nelle fasi finali e sono 5 gli atleti che si sono avvantaggiati rispetto al resto del pelotone che in questo momento affrontano l'ultima curva che li mette sullo strappo, sul rettilineo dell'arrivo in salita che porta sotto lo striscione rosso. Entra al comando un atleta del team Serio che mantiene la testa fin sotto lo striscione del traguardo e vince questa prova riservata alla categoria G4 Lorenzo Invernizzi davanti a Luca Ferrari e Luca Bertola. Quindi la classifica per quanto riguarda la categoria G4. Al quinto posto troviamo Daniele Limonta dell'Almenno. Quarto Mattia Riva dell'Aspirano Ciclismo. Terzo Luca Bertola della Gazzanighese. Secondo Luca Ferrari della Osio Sotto e vincitore Lorenzo Invernizzi del Team Serio. Per quanto riguarda la categoria femminile, sempre per la G4, al terzo posto troviamo Viola Barbieri della Osio Sotto, seconda Valentina Ravelli della Villongo e vince la sua categoria Viola Invernizzi del Team Serio.